Siamo in una pausa del congresso SIO a Sorrento con il presidente Carlo Antonio Leone, che ha avuto la soddisfazione di avere una partecipazione molto numerosa, probabilmente il record di questo genere di congressi. Presidente, come sta andando? Un breve bilancio, possibile tracciarlo? Certamente, devo dire che sono veramente soddisfatto, perché c'è stata una partecipazione enorme, ci sono 1300 torini iscritti, più 200 tra logopedisti e audioprotesisti, quindi abbiamo raggiunto il numero di 1500 presenze, che rappresenta un ruolo importante. Vorrei dire che il programma è stato molto impostato sulla formazione, sull'aggiornamento e sullo scambio di esperienze scientifiche con le società scientifiche otorino-laringoiatriche più importanti del mondo, e questo ha favorito non solo la presenza dei giovani, a cui tenevo moltissimo, perché il ruolo di una società scientifica è quello di innalzare la qualità dei suoi specialisti, ma anche perché abbiamo avuto tutti quanti noi, anche quelli che già operano in maniera attiva nell'ambito sanitario, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con delle esperienze diverse. Ecco, quest'anno, se non sbaglio, per la prima volta, oltre agli audioprotesisti, sono stati affiancati anche i logopedisti. Lei ritiene che questo scambio tra figure professionali possa essere, oltre che incrementato, ovviamente proficuo per l'esercizio della professione per tutti? Assolutamente sì. Il ruolo dei logopedisti nell'ambito della patologia otorinolaringoiatrica e della chirurgia cervicofacciale hanno già un ruolo ben determinato. In questo congresso abbiamo anche molto puntato sull'interdisciplinarietà, perché ormai le conoscenze mediche sono talmente amplificate che necessitano di più competenze che devono lavorare insieme per avere un output che è rappresentato dalla salute del paziente che trattiamo nel più efficiente possibile, più qualitativamente migliore per il paziente stesso. Oggi con l'assemblea della SIO lei finirà il suo incarico, passerà il testimone al professor Cassandro. Com'è andata quest'anno di presidenza? Quali sono le innovazioni che ha portato? Cosa crede che sia ancora necessario adesso per lo sviluppo della società? Allora, vorrei ricordare che oggi non è solamente il 104esimo congresso nazionale, ma quest'anno la nostra società festeggia i 125 anni della sua fondazione, che fa di questa società una delle società più antiche e longeve nel mondo. Quindi questa è una grande responsabilità. Quest'anno molto impegnativo, sia perché c'era tanto da fare nell'ambito societario, ma anche per l'organizzazione del congresso, è stato veramente un anno impegnativo. Però siamo riusciti a fare delle cose veramente molto interessanti. La prima cosa importante che sono riuscito a ottenere è ritornare a una quota associativa accettabile anche per i giovani, quindi si è passato da 250 euro per iscrizione, che comprendeva anche una polizza assicurativa legale che per molti dei giovani non ha nessun interesse, siamo ritornati a 100 euro e questo ha favorito le iscrizioni, che ormai noi abbiamo superato i 2500 iscritti nella società, più altri 300 che sono quegli onorari, quindi voglio dire una società corposa. Ma l'altra cosa importante che siamo riusciti a fare è rimodernare completamente il sito della società. Adesso è un sito interattivo che sfrutta tutti i canali massmediali, che c'è una possibilità di interconnessione, quindi di comunicazione tra la base degli otorini e la società. Abbiamo creato delle commissioni in cui ci sono dei referenti per argomento specialistico, che le posso dire per la chirurgia oncologica testa collo, per l'ideologia, la vestibologia, l'OSAS, per la patologia del naso e così via. E quindi questo è un grande supporto, e quindi c'è la possibilità di comunicare con questi esperti della commissione in continuazione. Ci siamo anche occupati delle linee guida. Come voi sapete, adesso il Ministero chiede alle società delle linee guida, quindi abbiamo incominciato già a impostare delle linee guida, e questo è importante anche per tutti i nostri specialisti, ricordandoci che le linee guida sono un suggerimento. Poi è sempre il paziente, è sempre il terapeuta che con la sua esperienza modellerà nell'ambito del trattamento, modellerà le sue indicazioni al singolo paziente, la cosiddetta medicina personalizzata o tailorizzata, come si dice in inglese.
La ringrazio molto, Presidente, buon proseguimento.